con Raffaele Gorgoglione, allenatore della numero uno del tennis under 18 italiano, Vittoria Paganetti, barese peraltro. Allora, in pratica l'Italia under 18 ha vinto il torneo qui a Mesagne, la settimana prossima sarà in Francia per le finali, ma avete anche impegni a New York, in Australia, dappertutto. Com'è andata qui e quali sono soprattutto le avversarie che temete poi alle finali in Francia? Innanzitutto erano forse 8 anni, compresa l'anno scorso, che la nazionale italiana non si qualificava alla fase finale d'under 18, quindi complimenti al capitano Daniele Silvestri e alle ragazze per questo anche risultato. Però complimenti loro. Brave ragazze, sicuramente credo che Vittoria è una squadra omogenea, parlo di livello, stiamo parlando che Vittoria Paganetti è tra le prime 30 a juniores, però anche Novi Basiretti e la Maduzzi, ecco, fra singolari e doppi, anche per quanto riguarda il doppio, che comunque sono ragazze che si esprimono molto bene in questa, in una disciplina anche del doppio. Qui a Mesagne non avete avuto problemi, prima con la Grecia e poi sì, con la... Devo dire che Slovenia si sono comportate benissimo sin dai singolari, vincendo abbastanza facilmente i due singolari. Hanno espresso un buon livello e devo dire che sono fiducioso, conoscendo anche il livello che troveranno. Al momento non si sanno ancora le squadre che si sono qualificate nell'altro girone per in Francia, però ripeto, sono fiducioso e credo che possano raggiungere un ottimo risultato. Dove può arrivare la Papponetti? Vittoria, normale che fin da quando l'alleno, fin quando era ragazzina, è un progetto sano e condiviso con la federazione, ha sempre avuto da piccola il sogno, un po' come tutte le ragazzine e ragazzini, di diventare giocatrice di tennis. Il percorso è sano e giusto. Ecco, come tutte, la caratteristica di Vittoria è che ci crede e lavora tanto. Quindi, per quanto mi riguarda, diciamo che io sono certo che col tempo Vittoria possa raggiungere il suo obiettivo. Ottimi livelli. Quindi oggi finale, ma ormai la qualificazione è fatta, quindi giocate con... Sì, stanno ancora giocando l'avversario tra il Portogallo e l'Ucraina. L'Ucraina, quindi sono ancora nei singolari. È normale che è una partita importante, perché al di là che la qualificazione già c'è stata da parte italiana, perché se ne qualificano i tre, la prima potrebbe essere testa di serie al girone finale, quindi domani è una partita comunque molto importante. È normale che comunque ricordiamo che tutte queste manifestazioni servono, ad esempio, per Vittoria come esperienza per crescere il loro livello, quindi qualsiasi partita sicuramente loro la interpretano alla massima. Dicevo, un'apertura a New York, Australia. Però tu sei stato a Wimbledon, qual è il fascino di Wimbledon? Sì, sicuramente devo dire grazie a Vittoria, grazie all'opportunità di stare in questi 4 posti, Londra, Wimbledon, non vorrei dire in maniera un po' sciocca il campo in erba, ma una delle cose più belle sono quando arrivi, questo è il silenzio di tutto, cioè una marea di gente, ma una disciplina e rispetto anche per gli juniores, di tutte le persone che ci sono, migliaia di persone che ci sono. È una buona figata e quando vedi e prende la riga e si alza il gesso sull'erba, questa credo che è una cosa che non si vede da nessuna parte. Allora, l'augurio è quello di vedere sia Raffaele che Vittoria, di rivederle a Wimbledon più volte. Bocca al lupo. Grazie.